Dicevo, i miei figli non sono vaccinati, hanno 12, quasi 13 e 5 anni, quindi il problema per la grande non mi si è neanche presentato perché già erano in una situazione, però mi si sta scaricando la batteria, mi devo muovere un attimo, quindi non mi si è presentato perché mia figlia, essendo nella scuola dell'obbligo, il problema non c'è, ok? Mentre mio figlio, che ha 5 anni e fino a prima di questo casino andava nella scuola dell'infanzia, aveva l'obbligo di avere le vaccinazioni, altrimenti non me lo facevano entrare. Quindi io in questo, siccome il mio consenso non ce l'hanno mai detto, né tantomeno né per obbligarmi, no, a fare 10 vaccini a mio figlio. Vedete, ultimamente mi dicono: ma tanto non lo possono mettere l'obbligo. Poi non lo possono mettere, ma vi siete resi conto che con consuetudine l'hanno già messo? Cioè, tutti facevano i vaccini convinti che fossero obbligatori, e poi il vaccino è diventato per forza di cosa obbligatorio, e l'hanno fatto di mettere un trattamento sanitario obbligatorio con la scusa che è gratis. Addirittura la Corte ha risposto che era perché era gratis e allora andava fatto, no? Quindi loro lo fanno, vanno avanti per la loro strada. Ma mio figlio è andato a scuola 2 anni, in una scuola statale, ok? Senza essere vaccinato. Come hai fatto, Barbara? Bene, ho cominciato a vedere che cosa potevo fare dentro il sistema per fare in modo che non violasse il mio consenso. Ho scritto, ho rimandato. Una volta ho rimandato con le analisi della carica, diciamo, perdonatemi, non mi viene il nome. Anticorpale. Bravissima, grazie. Con la carica anticorpale. E quindi ho aspettato, l'ho fatto, poi ho aspettato un po' e poi un po', fino a che non me l'hanno richiesto. Ma signora, ma ancora l'ha fatto? Sì, l'ho fatto. Ah, ma allora com'è andata? È andata che già l'esavalente non la può fare perché è già immune alla pertosse. Allora l'esavalente non la può fare, ce l'hanno le monodosi delle altre, dice, no, allora non si possono fare, e già quelle erano scartate, ok, non si potevano fare. Poi a un certo punto, adesso che è successo? Che io ho dovuto prendere una decisione più grande di questa, cioè mandare i miei figli a scuola, in una scuola dove adesso a livello psicologico li distruggono, li uccidono a livello interiore. Questo per chi ha studiato i Kurgan, le civiltà Gilani, che sa benissimo di che parlo. Li fanno diventare totalmente assenti di sentimento e di empatia, totalmente non empatici. Questo è proprio la morte dell'emotività e dell'emozione umana. Dei cyborg c'è bisogno, guardate, con questa metodologia, a questa età, li riducono un cyborg senza parti meccaniche, ok? Quindi l'esercizio del mio libero arbitrio, o meglio, del mio consenso, ha permesso a mio figlio di andare a scuola senza vaccinazioni, con altri bambini che in realtà hanno dovuto fare le vaccinazioni anche se non volevano, cioè genitori che alla fine hanno dovuto vaccinare questi figli perché non potevano fare altrimenti. I miei hanno continuato ad andare a scuola, specialmente il piccolo, ripeto, senza vaccini. È chiaro come si usa il libero arbitrio e come si usa il consenso? Il consenso è un potere, e ecco che il potere richiede una importantissima cosa: la responsabilità personale illimitata. Perché se ho un potere lo devo usare chiaramente con responsabilità, altrimenti mi torna indietro. Altra domanda. Prego. Volevo infatti sapere se c'è un foglio che possiamo portare alle autorità per dirgli che siamo esseri umani e non cittadini. Oh, ma guardatevi la mail che abbiamo guardato. Brava Barbara! Grazie, non lo so neanche chi me l'ha detto, grazie però. ogni tanto fa piacere, l'ego ancora c'ha bisogno di qualche momento, specialmente dopo giornate pesanti, ma dice ah, ok, allora sono stata brava, alla fine non ho fatto 100 cose che volevo fare, però alla fine sono riuscita a essere brava uguale. Brava chiaramente è un giudizio, no? Come un giudizio cattiva. Altra domanda. Però sì, la mail, no, ti rispondo, la mail che abbiamo guardato adesso, se voi la prendete e la guardate, e lì possiamo, io l'ho fatta questa cosa, l'abbiamo anche postata nei gruppi, anche in OPPT Resolution l'ho postata, però è passata un po' inosservata, capisco che con il vostro aiuto adesso posso fare molte cose di più. Io prima, qui diciamo che ci stiamo connettendo e il noi è molto più potente dell'io, no? Dell'io sono, il noi è più potente perché è multidimensionale, è multitasking, siamo in posti diversi nello stesso momento, no? Con lo stesso intento specialmente. Quindi prendendo la mail, il corpo della mail, quella che abbiamo... il corpo della mail, Barbara, quello che ha pensato, mi veniva naturale fare quello, perché ti dico, mi hanno detto che se vado lì e dico io sono un essere umano in corpo sangue, mi hanno detto mi danno il TSO, ma se io ci vado con quella mail e c'è sta... no, perché... Military order attaccato? E dico, ci sta il military order attaccato? Che loro conoscono bene, e le cose cambiano. Se vado col corpo della mail invece che c'è sta qualcosa che invece loro conoscono e che io faccio vedere che anch'io adesso conosco e non mi puoi più di niente. Capito? Esatto. Le cose cambiano perché? Esatto. Perché sanno con chi stanno parlando. E perché non l'ho fatta io non l'ho fatto io quel foglio, voglio dire. Ecco. Capito? Ma, allora, ripeto, quel corpo della mail è stato preso, sono state aggiunte... noi dichiara di negare il consenso, esatto, alle mascherine, al TSO, ai vaccini, a tutto quello che vi pare scriverci. Lì ci, esatto, possiamo pure lasciare in bianco, esatto, ok? Può essere aggiunto ciò che ti pare, quello che in quel momento non vuoi che venga violato della tua, esatto, essenza e esistenza, ok? Sì, perfetto. No. Ho risposto? C'è un documento, certo, e l'avete capita una cosa? Che i documenti li facciamo noi? Sì, appunto, è quello. Li facciamo noi. Erika, bellissima meraviglia, li facciamo noi. La cosa giusta da portare. E senti, Barbara, l'ultima cosa, già che ci sto, perdonami, chiedo perdono a tutti, visto che magari, vabbè, c'è una figlia maggiorenne, ma c'è un altro minorenne, per dire, mi figlio mio, voi non lo toccate, chiaro? C'è qualcosa che me lo porta in automatico? Sempre quel foglio? Assolutamente, allora, assolutamente in automatico quando tu, il documento di io sono, bravo, il documento di io sono e la DOD, poi di conseguenza sono i due documenti che ti rendono depositario e deposito del valore, il secondo la DOD, la dichiarazione originale del depositario e del deposito, se la analizziamo proprio le parole, io dichiaro di essere un originale, deposito, sì, e depositario del valore di io sono, no? Di io sono, che vuol dire? Vuol dire che io sono, ecco, no, non è solo mio, è del di io sono, è di più, hai capito? Non è di io, Barbara, che vuole sfruttare, brava, hai capito? È un pochettino più alto, e non solo, io sono depositario e quindi in questo senso sono valore, certo, ma sono anche, cioè sono deposito e quindi in questo senso anche valore, ma sono depositario, vuol dire che il valore parte da me, lo emetto io, e chi è il mio valore primario? I miei figli, certo, e quindi sono depositario del valore ma anche depositario, cioè, capite? I figli sono figli, e nel diritto naturale, e ricordatevi sempre una cosa, noi stiamo operando nel diritto naturale, basta con Mollò, basta legge dell'ammiragliato, basta Sivillò, avete rotto le scatole. Parliamo con la fonte di ogni diritto, sopra, ok? Certo. Nella fonte di ogni diritto noi siamo padri e madri dei nostri figli, padre naturale e madre naturale. Ora nel diritto impositivo, positivo e impositivo, diventiamo esercitanti la patria potestà o la potestà genitoriale. Allora se io esercito la patria potestà vuol dire che non è la mia, infatti non è la mia. perché è un, diciamo che tu mi dai neanche un diritto, perché il diritto è il diritto, ma mi dai un privilegio, quello di esercitare, di prendermi cura di questo bene, ma è un privilegio, sì, cioè, sì, sì. Vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Cioè noi no, abbiamo il privilegio, sì. Ecco, di prenderci cura dei nostri figli, ecco che se tu sbagli, sì, loro c'hanno, te lo levo, sì. Nel diritto naturale questo non esiste, una cosa del genere, ma non, per coscienza non può esistere una cosa passiamo, del genere. Passiamo alla, c'è anche questa domanda qua, Barbara, che si può anche ricollegare. Sì, grazie Barbara. Grazie a voi. Allora, vorrei chiedere nel caso di minori, io mamma monogenitore, questa è Giovanna, sì. Di una bimba di quasi 2 anni in attesa del fratellino a febbraio, come tutelo loro? Nello stesso modo in cui stai tutelando te, Giovanna, esattamente come ho detto prima a Daniela, cioè, nel momento in cui tu firmi un documento come quello di Io Sono e ti dichiari uomo, e quindi nel diritto naturale ti dichiari mamma, madre, anzi, ok? Non puerpera come c'è scritto nel documento di certificato di nascita, ma madre, tutto ciò che riguarda i tuoi figli riguarda te, e siccome te sei un io sono e quindi hai firmato certi documenti, loro non sono altro che quella protezione che tu hai fatto a te stessa. Ora mia figlia ha 13 anni e li ha firmati già, li ha firmati. Certo a mio figlio Shanti non glieli posso far firmare, quindi che faccio? Io lo proteggo. È una questione, guardate, non ve lo dimenticate mai, non è mai una questione solo materiale, perché se fosse solo una questione materiale non staremmo qui a parlare, è solo esclusivamente una questione di riunione delle parti, tutte e due ci devono essere, quella materiale e quella spirituale. Quella materiale noi agiamo con i documenti, quella spirituale agiamo nel nostro interiore. Se tutte e due lavorano nella stessa frequenza, non vi tocca più nessuno, ma perché non lo possono fare? Perché la frequenza è talmente alta che non possono fare altro che spostarci, perché noi la guerra non la vogliamo fare. Io mi sono stufata di fare la guerra.